Già, siamo qua. Speciale 1000 iscritti, ragazzi. Vi volevo ringraziare prima di tutto. E come avevo già accennato in un episodio precedente, pare che fosse Roblox, ok? Questo pare sono più scemo di giorno in giorno, va bene. Vi avevo chiesto di farmi delle domande su Instagram e avete risposto, non credevo. Sarò sincero, non credevo perché siamo abbastanza pochi, tra virgolette, però qualcuno ha risposto. Quindi, ok, mi tocca. Uscirà la vigilia di Natale. Sì, sto registrando adesso che sono le 9. Dovrò fare tutto di fretta, non me ne ero accorto. Ok, iniziamo subito. Allora, prima domanda. Ciao Iro, come stai? Ti adoro. Mi fa piacere, sto bene, tutto a posto. Sono solamente stanco, come sempre, ormai, perché. È perché sì, ragazzi, fare lo youtuber è abbastanza stancante per essere. Posso partecipare ai tuoi video? Ecco un'altra domanda che mi fate spesso, ragazzi, non posso accettare gente, diciamo, a caso per i video, ok? O Dante, Moon, comunque anche altra gente che mi aiuta perché seguiva Minecraft, ad esempio, Caio Lorenzo. E non posso accettare altra gente, cioè ho già i miei aiuti. Quanti anni hai? PS, fai ridere un sacco. Se guardo in basso è perché ho il telefono qua con le foto che ho fatto. Che dopo dovrò scaricare di qua per fare il mondo. Ah! Quanti anni hai? PS, mi fai ridere un sacco. Allora, ho 18 anni, compio gli anni il 1º maggio. E mi fa piacere che ti faccio ridere, cioè alla fine è un po' quello che faccio con tante esplosioni, ad esempio. Ma tu hai conosciuto Dante apposta o a caso? Allora, Dante, già lo conoscevo come persona, cioè ci siamo conosciuti. E niente, gli ho detto, vuoi fare un video? Ovviamente abbiamo fatto in stile roleplay, va bene. Comunque sì, già lo conoscevo. Per essersi sì, è abbastanza strano di base sua. Cibo preferito? Bruh. Meringhe per i dolci, lo strudel, cioè c'è parecchia roba che mi piace di base. Perché ti sei chiamato Iro e qual è il tuo vero nome? Vorreste saperlo, eh? Dai. Allora, Iro risale a 2014? 2000? Non mi ricordo. Era un nome semplicemente perché era il momento, diciamo, di Herobrine, più o meno. E ho detto, cavoli, mi piaceva come creepypasta, ovviamente ero anche un bambino. Allora mi sono detto, allora Herobrine distrugge, io voglio essere tipo il suo contrario, se lui distrugge, craft vuol dire costruire, mettiamo all'iniziale delle prime parole, Herocraft, inizialmente quello era il mio nome. Poi ho abbreviato più che altro per comodità. Il mio vero nome è Manuel. Nana Natata. Hakuna Matata volevi dire? No, perché non ho capito in tal caso. In che mese sei nato? L'avevo già detto, il 1º maggio, cioè primo il numero, maggio ovviamente. Comunque sì, la festa dei lavoratori. Qual è il tuo update preferito di Adopt.me? Allora, update preferito non ne ho, è simpatico quello di Natale di quest'anno, anche perché ho iniziato da poco a giocarci, non è neanche un annetto. E mi sta più simpatico semplicemente perché puoi pattinare. Ho pattinato una sola volta nella mia vita, come avevo già detto, tipo anche in live. Però quella volta mi è piaciuto davvero davvero tanto e se avessi avuto la possibilità quest'anno di tornare alla pista di pattinaggio ci sarei sicuramente tornato. Anche se avevo tirato tipo 12 culate sul ghiaccio e quello ha fatto abbastanza male, però vabbè, dettagli. Quante ore impieghi a editare? Sono Ness, se mi metti nel video, no foto, profilo, e no, metto solamente le domande, dopo potete dire, ah, ero io se volete, cioè, lo faccio per rispettare un po' la privacy di tutti, ovviamente. Allora, quante ore impieghi a editare? Dalle 3, come credo questo video, cioè, dovrò essere supersonico, alle 4 fino alle 5 ore, dipende un po' anche quanto è lungo il video, adesso che ho iniziato a fare video di 8 minuti e passa. E che è già più stressante da reccare, ci metto anche molto più tempo a editare, ovviamente. E nonostante l'editing l'ho pure aumentato, sono un pazzo. In che giorno sei nato? Oh, ma siete pedofili o cosa? Cosa mi volete sapere tutta della mia vita privata? Il 1º maggio, l'ho già detto. Basta. Ma tu conoscevi già Dante? A questo ho risposto già prima, sì. Hai dei collaboratori? Sì, ho dei collaboratori ed è molto grazie a loro se riesco a fare effettivamente ogni video. Anche quelli di Minecraft, anche se Kai non c'è più, mi manca un pochettino per fare quello che manca. Però effettivamente non porto più Minecraft, sto portando solo Roblox al momento. Giusto, ditemi nei commenti se volete che provo a riportare Minecraft con qualcosa, non lo so, mi dovrei inventare effettivamente una serie o roba del genere. Adesso ho lasciato la domanda, più, diciamo, importante, credo. Farai un video con Roby.
Ragazzi, io nei suoi video ci sono sempre stato, ma non ve ne siete mai accorti. Robby, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Ma non è proprio Minecraft, perché oggi con tutti questi bei bimbi, non proprio tutti, alcuni si possono magari non definire belli. Quando passate anche nel canale di Herocraft, perché lo farà anche lui. Ah, cazzo! Volante 6B, abbattuta, chiedo rinforzi. Ma cosa fa? Lì la strada è chiusa! Che cosa ha fatto? Si è suicidato! Chiedo altri rinforzi in ambulanza! Ah, oh, ma guarda un po'! Che caspita ci faccio qua! Ciao! Ma beh, dai, un certo punto di vista. Signorina, perché sta piangendo? Signorina chi? Ah, oh mio Dio, sei bipolare. Oh, salve. Ma che caspita. Scusa, ciao. Ciao, bellezza. Che, come mi hai chiamato? Con quegli occhioni azzurri, come ti dovrei chiamare? Mi chiamo Robby. Ah, preferisco il primo nome che ti ho dato. Grazie. Cosa ci fa qui una bella fanciulla come te? Beh, io e i miei amici stiamo cercando una casa. Potrei darti una casa ora che ci penso. Ah sì? Potresti? Potresti? Ti conviene mettere giù quelle armi? Potresti? Andare? No, ma che andare? Aspetta, qualcuno potrebbe darci una casa. Aspetta un attimo. Ah, non mi interessa di plebei come questi. Cosa? Mi hai sentito bene? Plechè? Plebeo. Ragazzi, ci siete? Siete arrivati? Perché io non so che cosa dirgli. Sì, siamo davanti a casa sua. Sì. Ok, vai, 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 entrate. Oh, oh, vediamo cosa dice, vediamo cosa dice. È la prima volta che invito delle persone in casa sua, non è mai successo. Come hai potuto? Stavo per darti il tuo premio. Però io ho qualcosa per te. Ragazzi, è arrivato il momento di scriverglielo. Ditegli che non è reale, ditegli che non gli credete, ditegli tutte le cose più brutte che avete da dirgli. Tu non sei Roblox, tu non sei un vero hacker e noi non abbiamo paura. Ecco, fake, sei uno scammer, you are a scammer. Ecco tutto quello che sei, Mister Mistico. Non fai paura a nessuno, ci stai solo facendo uno scherzo. Grandi ragazzi, esatto, sei solo un bambino di fronte a uno schermo, non sei nient'altro. Situazione terribile. Mi ha appena pigliato lui! Il bullo della scuola è sempre colpa sua! E tu chi sei? Vuoi anche tu picchiarmi? No, guarda... quello è un antipatico, non ci fare caso! Vuoi una fetta di pizza? No, guarda, ho già mangiato i biscotti! Però no, comunque è davvero molto antipatico! Mi ha appena picchiato! Deve anche risciacquare la faccia, mannaggia lui! Ma perché? Perché ce l'ha contro di me? Cosa gli ho fatto? È da tantissimo tempo che ce l'ha contro di me! Ma se per questo ce l'ha anche con me, fa così con tutti. Io mi nascondo in bagno, quando ho paura sto sempre qua. Quindi sì ragazzi, non sono comparso solamente in un video o due o tre di Robby, ma anche di Pili e Jenny. Cioè, quelli erano solo alcuni, cioè ce ne sono tipo molti altri che ho fatto solamente comparse, quindi altri personaggi veri e propri no, non ne ho avuti. Ho avuto il mio, diciamo... L'unico vero e proprio personaggio che ho avuto è stato Sven. Comunque per Minecraft il mio zampino c'è sempre stato, bene o male, perché le mappe non si costruiscono da sole. Quindi diciamo che buona parte delle mappe sono state costruite da me più gli altri, ovviamente gli altri miei amici, quindi li dico perché li voglio bene. Kai, Lori, Xerni, che anche Creeper, ma lui ormai se n'è andato. Ciao Creeper, se guardi il video, ma tanto non lo guarderai. E niente, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto. Adesso sono le 11 ed è il momento di finire di editarsi.